Allora, turno di riposo, sicuramente eravate, siete in un momento molto positivo, due vittorie consecutive, due vittorie convincenti. Diciamo che come giudicate questo turno di riposo? È un turno di riposo che è positivo, nel senso che serve per poter ricaricare le energie, oppure raffredda un po' quegli entusiasmi, quella fiducia che avete accumulato in queste ultime due giornate? Prego, Luca. Diciamo che abbiamo speso un pochino, anche perché con qualche problemino che abbiamo avuto all'inizio dell'anno abbiamo una serie di partite molto ravvicinate, quindi tra i turni infrasettimanali, la partita col Pescara, recuperare, penso che la squadra abbia insomma, consumato parecchie energie, quindi forse arriva il momento giusto per preparare al meglio anche un po' rifiatare in vista di questo sprint, di queste ultime due partite per la fine del girone andata. Qual è invece la tua visione di questo turno di riposo? Penso, come ben ha detto Luca, era importante il riposo perché dopo abbiamo fatto 6-7 partite in un periodo molto stretto, quindi c'era pure, avevamo bisogno, e anche se penso che è adesso il miglior momento della stagione nostra, perché nelle ultime 5 partite abbiamo fatto 10 punti, quindi diciamo che il periodo è buono, però si fa sempre bene a riposare, a ricaricare le forze e prepararsi per quello che manca, che sono due partite molto importanti e le dobbiamo preparare il meglio possibile. Riguardo la prossima sfida, quella programma praticamente fra una decina di giorni contro la Foggia Concenzano, penso che ormai conoscete tutto di questa squadra, l'avete anche affrontata in allenamento, ovviamente prima dell'inizio del campionato, si sa, prima dell'inizio del campionato sicuramente le dinamiche sono differenti rispetto a questo momento della stagione, però che tipo di valutazione fate sull'avversario e che tipo di preparazione serve per potercela fare, poterlo battere, Luca? Io reputo la Foggianco, la Carni Sport Foggianco, sicuramente una delle squadre più attrezzate di questo girone, quindi non mi meraviglia la posizione che occupa e tra l'altro penso che sarà una posizione che le competerà fino a fine campionato. È una squadra costruita secondo me per obiettivi importanti, la conosciamo bene, comunque ormai ci conosciamo bene tutti. Le partite del precampionato penso lasciamo veramente il tempo che trovano, servono a quel momento lì, ma poi sono ben altra cosa. Io sono abituato a pensare che comunque se si vuole migliorare, se si vuole pensare di fare qualche passettino più in avanti, questa squadra debba sempre concentrarsi sul proprio gioco, sul proprio modo di affrontare le partite, ogni impegno. Quindi al di là di quello che troveremo, perché troveremo di fronte sia la Foggianco che Montesilvano, due squadre attrezzate, sicuramente molto in forma. Penso che Latina debba costruire la sua partita, debba affrontarla nella sua maniera e soprattutto continuare questo processo di crescita che questa squadra secondo me ha imboccato. Luciano, quali sono le difficoltà secondo te che pensate di incontrare nella prossima sfida e su che cosa sta vertendo la vostra preparazione in particolare? Adesso stiamo cercando questa settimana, di lavorare fisicamente per recuperarci tutti, diciamo, fare una mini preparazione per questa ultima tappa della stagione. Lo staff si sta molto preparato e abbiamo programmato così. E abbiamo bisogno di crescere ancora, di sempre migliorare sulla concentrazione di queste partite che abbiamo dimostrato l'ultima partita, che siamo entrati con l'atteggiamento giusto, e quando entri in campo così diventa molto più semplice, anche se le partite sono sempre molto difficili. Però questo è un passo avanti che abbiamo fatto, che abbiamo migliorato. Dobbiamo continuare perché sono due squadre che stanno molto bene, che lo hanno dimostrato durante la stagione, e quindi dobbiamo cercare di dare il massimo e non il minuto, perché sono squadre che hanno dei giocatori che ti possono risolvere le partite in pochi secondi. Luca, quali sono le condizioni fisiche di Terenzi? Contate di recuperarlo per la prossima partita? Si sta allenando con i No, assolutamente no. Penso per la Carli Sport Foggianco assolutamente Andrea non ce la faccia. Siamo
un pochino più fiduciosi per quella con il Montesilvano. Purtroppo abbiamo, Andrea ha iniziato un processo di recupero, un trattamento un po' particolare, perché quello che è Andrea è un problema da risolvere un pochino più datato, e quindi anche a livello posturale va rivisto in una determinata maniera. La squadra fisicamente, chi è abile al volato sta bene, sicuramente c'è una convinzione diversa, c'è anche questo fatto di poter prepararla con un tempo diverso questa gara. Abbiamo purtroppo i soliti acciacchetti come Bacoli, che ora inizia a un problema anche lui serio alla caviglia. Stiamo valutando con lo staff tecnico e con lo staff medico quali saranno i tempi di recupero di Yuri. Dispiace perché comunque all'inizio dell'anno non abbiamo mai avuto la rosa a disposizione in maniera completa, e quindi come l'avevamo pensato, però purtroppo sono i contrattempi che cadono a stagione. Mi piace pensare che poi nel momento importante, in cui probabilmente serviranno tutti, allora ne potremmo beneficiare per la prima volta. Luciano, invece chiedo un'ultima cosa a te. Rispetto allo scorso anno, quest'anno che cosa pensate di aver migliorato dal punto di vista magari tecnico, dell'organico, e che tipo di obiettivi realisticamente pensate di poter raggiungere? Nel senso, finale di Coppa Italia è un obiettivo possibile, arrivare a qualificarsi e poi arrivare anche alla fase finale? Guarda, sia la squadra che la società ogni anno che abbiamo iniziato questo percorso sempre abbiamo cercato di crescere. L'anno scorso, come era una neonata, una neopromossa, e adesso non lo siamo più, quindi non è l'obiettivo, non può essere più la salvezza come l'anno scorso. Quest'anno dobbiamo puntare più alto, perché dobbiamo dimostrare la crescita che abbiamo avuto, quindi l'obiettivo primario che abbiamo è qualificare a questa finale. L'obiettivo secondario sarebbe arrivare al playoff a fine stagione, però dobbiamo crescere, perché è un obbligo dopo l'anno scorso che abbiamo fatto, che alla fine è stato positivo, però dobbiamo rifarci meglio ancora. Luca, anche per te un'ultima domanda. Contate di intervenire ancora sul mercato per rafforzare la squadra, o pensate che comunque sembra avanti così fino al traguardo? Beh, io ribadisco quello che avevamo detto all'inizio della stagione: abbiamo massima fiducia in questa rosa, costruita, l'abbiamo pensata e costruita in questa maniera. Tra l'altro arrivano anche le risposte importanti, secondo me, da, tra virgolette, chiamiamoli ragazzi Latina, quindi io con questo apporto importante da parte di Rosati, Bacoli, comunque gli stessi Saccaro, Franza, Terenzi purtroppo non abbiamo mai potuto usufruire finora, noi siamo abbastanza tranquilli. Poi lo sapete meglio di me, calcio mercato o quello che poi può succedere durante l'anno è praticamente spesso imponderabile. Diciamo che il punto di partenza è quello di rimanere così, siamo soddisfatti di quello che sta facendo la squadra, quindi poi non lo so, conoscete anche il presidente, la natura del presidente, quindi dire una cosa con una certezza è difficile. Per adesso, diciamo, la riflessione di partenza è quella di rimanere in questa maniera, perché siamo estremamente soddisfatti e soprattutto crediamo che questa squadra abbia ancora dei margini di crescita importantissimi. Grazie ragazzi, scusate. Grazie.